Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio farvi una nuova video recensione, però di un prodotto alimentare questa volta. Il prodotto è questa confezione di cornetti, che sono un prodotto tedesco che ho acquistato in un penny market e ho pagato soltanto 1,19 euro. Era un prodotto in offerta che ho voluto provare. Sono stata incuriosita dal fatto che all'interno degli ingredienti non ci fossero tracce di latte o derivati. Non c'era scritto latte, derivati del latte, prodotto in uno stabilimento che utilizza anche latte e tutte le frasi solite che invece solitamente trovo in altre confezioni. È un prodotto tedesco, non chiedetemi di pronunciarvi il nome perché sinceramente non ce la posso fare. Vi lascio comunque tutti i dati nell'info box. Ripeto, l'ho acquistato al penny, quindi è un prodotto di facile reperibilità ed è anche abbastanza economico. All'interno della confezione ci sono 8 coni divisi in pacchetti da 4. Il primo pacchetto, che contiene i 4 coni, sono carini, sono particolari, sembrano fatti artigianalmente. E poi l'altro pacchetto che ovviamente è aperto. Vi leggo gli ingredienti: farina di frumento, zucchero, amido di frumento, grasso di palma, emulsionante, la lecitina di soia, sale, aroma naturale. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Consumare il prodotto entro pochi giorni dall'apertura della confezione. Da consumarsi preferibilmente entro, vedi la data dell'etichetta. La mia etichetta riporta 9 febbraio 2017. Ovviamente questi coni non arrivano a fine mese, quindi figuriamoci a febbraio. Ora vediamo come preparo il mio cono gelato. Quindi la mia recensione è super positiva, sono molto soddisfatta del prodotto acquistato e quindi mi sento di consigliarveli. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi nuova video recensione. Voglio recensirvi le make-up sponge, le spugnette per il make-up.